Siamo a Gaza con una delegazione del Parlamento europeo, di cui sono l'unico membro italiano. E come sempre, quando si arriva a Gaza, l'accoglienza è un po' da eroi, come se fossimo gli americani del 44 a Roma. Ci danno i fiori, ci stringono la mano, molte fotografie, molto calore. Per questa striscia che è completamente isolata e continua a essere ancora chiusa, in buona parte alle merci e soprattutto alle persone. Infatti, finito il momento di festa, poi si ritrova il solito spettacolo che ho conosciuto anche nelle visite precedenti a Gaza. Questa volta il risultato che è stato ottenuto dalla pressione internazionale dopo la carneficina della flottiglia è che c'è una maggiore distribuzione, entrano più beni di consumo a Gaza, quindi si vede un pochino più di attività per le strade. Detto questo, la povertà aumenta e poche persone hanno la possibilità economica di acquistare questi beni di consumo perché il lavoro manca. Oltre 2/3 della popolazione continua a essere disoccupata. Non è possibile importare né materiale per la costruzione. Pensate che l'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite, che ha un programma di costruzione di oltre 100 scuole che sarebbero necessarie per dare una appropriata educazione ai giovani di Gaza, ha avuto la possibilità da parte di israeliana di costruirne soltanto 6 per il momento. E inoltre non è possibile nemmeno importare il materiale per le industrie, per i laboratori artigianali, quindi non si può lavorare, tantomeno si può esportare, a parte un paio di progetti che abbiamo visitato di esportazione di fiori e di esportazione di fragole, ma sono micro progetti che hanno un impatto del tutto residuale. Quindi lì la striscia continua a essere isolata, tagliata fuori dal mondo, e in questo isolamento c'è il problema della donna che si fa sempre più acuto. Rispetto alle visite precedenti si vedono sempre meno donne per la strada, nei luoghi pubblici, nei luoghi di lavoro, e quando poniamo queste questioni alle autorità locali, che sono Hamas, hanno una reazione abbastanza irritata, una reazione abbastanza chiusa. Naturalmente noi gli diciamo: attenzione, quello che state facendo è di tagliare in due la società palestinese, perché nella Cisgiordania le cose per le donne sono molto diverse, c'è molta più libertà sia di espressione che di movimento che per il lavoro, ma qua è diverso, e questo non fa altro che il gioco dell'occupazione, il gioco della divisione della società palestinese. Nemmeno abbiamo potuto constatare dei reali progressi politici per quello che riguarda il processo di riconciliazione tra palestinesi. L'Unione Europea si sta sforzando di finanziare con somme ingenti l'assistenza umanitaria ai palestinesi di Gaza, oltre che della Cisgiordania, soprattutto in assenza di un aiuto finanziario da parte dei paesi arabi, che hanno di fatto lasciato l'incombenza di sostenere questa popolazione agli occidentali. E questo è un altro motivo, in qualche modo, di ferita, di vedere le divisioni anche all'interno non solo del mondo palestinese ma anche del mondo arabo. Gli Stati Uniti non si occupano di Gaza, la comunità internazionale in realtà è concentrata sul processo di pace, sulla questione degli insediamenti in Cisgiordania, e Gaza è un po' abbandonata a se stessa. Quello che però rimane una ragione di fiducia è la popolazione. Una ragazza mi ha detto: noi vediamo il mondo dal di fuori, lo vediamo, non lo possiamo toccare, we cannot touch it, ha detto, un po' come se fossimo in una mostra dove c'è scritto: non toccate le cose che vedete. Ma è riuscita a dire anche una cosa del genere a 3 anni dall'inizio dell'assedio di Gaza e dell'isolamento di Gaza, con un grande sorriso sulle labbra. E questo è un po' il carattere, la natura di questa popolazione, che nonostante tutto continua a essere abbastanza sorridente, ad avere una certa speranza, a non rassegnarsi. Abbiamo visitato i tunnel, e l'economia dei tunnel è incredibile, perché stiamo parlando di centinaia e centinaia di tunnel scavati tra Rafah e l'Egitto, quindi attraversano la frontiera, attraverso i quali vengono portati un po' di tutto, da cemento a mobili, addirittura automobili, benzina, con uno spirito di imprenditorialità clandestina, ma che in realtà poi sotto la luce del sole, che è assolutamente straordinario. Il fattore umano, credo che sia poi notato anche nel nostro partito dell'Italia dei Valori, è quello che alla fine credo che premierà anche una terra così martoriata come questa, ma con la quale abbiamo un dovere quantomeno di venire qua, quantomeno di mantenere il contatto, quantomeno di rimanere in rapporti, visto che almeno noi come parlamentari lo possiamo fare, ma che loro non avendo loro la possibilità invece di avere un rapporto diretto con il mondo esterno.